01 00 0600. Oggi parliamo del nuovo firmware radio DJI associato a questa famosa ormai app, la 1.4.8, che a me piace chiamare 148. Bentornati in canale ragazzi, bentornati su Giglio Air. Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti in canale. Io sono Marco e oggi nuovo episodio, nuovo appuntamento dedicato ai droni, dedicato ai droni DJI. Ma prima di continuare, come sempre, ti chiedo un like se alla fine di questo video il video ti piacerà o ti servirà o lo reputerai utile. E se tu ancora non facessi parte della nostra community e volessi crescere con noi, ti invito ad iscriverti attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornato su tutte le mie prossime pubblicazioni. In moltissimi mi avete scritto, mi avete contattato a seguito di questo mio ultimo video, ve lo metto qui nelle schede, e dove ho raccolto tutti i problemi lamentati inerenti a questa ultima release della DJI Fly App, la 1.4.8, che sapete ormai mi piace chiamare 148 per pura comodità. Mi avete contattato raccontandovi la vostra esperienza, segnalandomi le vostre problematiche riscontrate, e in moltissimi, in questi ultimi giorni, mi avete fatto una domanda che è andata un po' per la maggiore: ma caro Marco, ci consigli l'upgrade firmware del radiocomando rilasciato da DJI? Ovviamente mi riferisco alla versione 01 00 0600 600, che è l'ultimo firmware rilasciato da DJI. Vi ricordo brevemente che questo aggiornamento riguarda il firmware esclusivamente del radiocomando, non del drone, ma del nostro controller DJI. Come vi dicevo, in molti, moltissimi avete chiesto un consiglio se effettuare questo upgrade oppure no, visti anche i numerosi problemi che sono stati segnalati, si sono generati dopo il rilascio di questa ultima app, la 148, ma di questo ne abbiamo parlato ampiamente nel video precedente che vi ho linkato nelle schede, e attendiamo tutti quanti che DJI quantomeno metta mano al problema rilasciando una release correttiva. Chi mi segue da tanto tempo lo sa, per quanto riguarda i vari upgrade a livello firmware, che sono ben differenti rispetto agli upgrade delle varie release dell'app, io consiglio quasi sempre di effettuare l'upgrade, proprio perché il firmware, nel momento in cui viene rilasciato ufficialmente dalla casa produttrice, in questo caso da DJI, serve ovviamente per andare ad effettuare delle correzioni di eventuali bug oppure ad apportare delle migliorie sostanziali a livello proprio sistemico e funzionale del nostro drone, in questo caso del nostro controller. Come ben sapete, invece, le varie release dell'app implementano magari nuove funzionalità a livello grafico, ma nulla più. Quindi quando si parla di firmware dobbiamo sempre prestare la dovuta attenzione. In questo caso, e a prescindere da questa mia breve digressione che però mi sentivo di condividere con tutti voi mediante il video di oggi, io ho scaricato, magari vi metto anche qualche immagine mentre ve lo racconto, ho scaricato appunto questo nuovo firmware relativo al controller DJI, ci ho volato ovviamente con il mio DJI Mavic Mini 1, come sapete, e sinceramente, cari ragazzi, non ho riscontrato nessun tipo di miglioria rispetto alla versione precedente, nel senso che non ho mai avuto grandi problemi in ambito DJI Mavic Mini 1, come ben sapete. Questo anche a livello di app, perché come vi raccontavo nel video precedente, quello inerente alla 148, io non ho mai riscontrato le varie problematiche che in moltissimi di voi mi avete segnalato e mi avete inviato. Ma detto questo, in molti, sicuramente giustamente scottati anche da questo utilizzo un po' così della 148, mi avete chiesto: ma Marco, ci consigli l'upgrade a questo firmware, chiamiamolo al 600, all'ultima versione, tanto per intenderci? La mia risposta è sicuramente sì, anche se dalla mia esperienza personale di volo, quindi a livello di dinamiche di volo, sono come sempre molto sincero e trasparente con voi. Non ho notato nessun tipo di miglioria, ma soprattutto non ho notato neanche nessun tipo di downgrade, quindi nessun tipo di peggioramento.
Il drone, per quanto mi riguarda, si è comportato sempre molto bene nelle sue dinamiche di volo. Come vi dicevo, piccola digressione, non ho mai avuto neanche grandi problemi a livello di app di 148, non ho avuto tasti frizzati. L'unica cosa, ho avuto un valore dell'altimetro un po' sballato, passatemi il termine, e lo raccontavo ad alcuni di voi qualche sera fa su Telegram. Un valore che si discordava di circa 15-20 metri in altezza, però a parte questo non ho mai avuto grandissimi problemi. Come DJI Mavic Mini 1, che è un po' il drone sul quale baso sempre i miei test, perché lo reputo un drone molto attuale, è un gran bel drone, non ho mai, come vi dicevo, riscontrato grandissimi problemi. Quindi ho deciso di portarvi questo tipo di contenuto in canale oggi, mediante il video di oggi, proprio perché, come vi dicevo, in moltissimi mi avete chiesto un consiglio se effettuare questo upgrade oppure no. Vi dico anche che ad oggi, data di registrazione di questo video, qualcuno di voi ha già effettuato l'upgrade, non ho avuto feedback negativi e di conseguenza il mio consiglio, laddove si parla di firmware, è sempre quello di tenere in questo caso il controller, oppure se dovessero mai susseguirsi degli aggiornamenti firmware lato drone, è sempre bene tenere aggiornato tutto quanto il nostro sistema all'ultima versione rilasciata ufficiale da casa madre, in questo caso DJI. Quindi il mio consiglio è quello sicuramente di effettuare l'upgrade, e a questo punto vi attendo nei commenti di questo video per capire qual è stata la vostra esperienza e per capire qual è il vostro feedback in merito. Come vi raccontavo poco fa, io ci ho volato con DJI Mavic Mini 1, ho effettuato qualche scarica di batteria e ad oggi non posso raccontarvi cose negative, anzi non ho assolutamente, come vi dicevo poco fa, notato delle differenze sostanziali. Dal mio punto di vista il drone vola molto bene, il controller risponde bene ai comandi. Quello che vi consiglio di fare è ogni tanto, dopo magari periodi prolungati di tempo, quello di effettuare una calibrazione del radiocomando seguendo le istruzioni guidate che ci compaiono a schermo. Io intanto vi ringrazio di avermi ascoltato e vi do appuntamento al prossimo episodio, non prima aver rimandato il mio solito abbraccio virtuale. Ciao a tutti ragazzi, a presto!